Guardate cosa può fare la forza del fiume, questo è il Panaro, siamo a Savignano, è un fondo agricolo. E vedete queste festuccine delimitano un grossissimo salto che c'è prima di arrivare sul fiume, c'erano 20-25 metri di frutteto che sono stati completamente erosi. Sarà questo l'argomento di questa puntata, bentornati a Cielo Aperto, ci occuperemo del dissesto idrogeologico ma soprattutto degli effetti e dei danni che ha causato il maltempo durante quest'inverno al nostro territorio, in particolare alle nostre campagne. Sono circa 200 i comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal dissesto idrogeologico, fenomeno aggravato dal maltempo delle settimane scorse. Un maltempo che ha indotto a chiedere alla Confederazione Italiana Agricoltori lo stato di calamità naturale, perché condizioni del genere non si verificavano da anni. I terreni imbibiti di acqua per lungo tempo inoltre hanno impedito e ritardato ogni tipo di operazione colturale. Questa è la casa di Mario Bonettini, proprio a nemmeno 30 metri dal fiume. Prima era una distanza molto più grande, ma l'impetuosità appunto dell'acqua ha portato via molto terreno e anche molti frutteti, kiwi e soprattutto duroni. Erano tutti piantati. Lei, con la spandalega, aveva una fila di vigna vicino al muro proprio. Aveva anche avanti. E adesso è scomparso tutto. L'acqua si è portata via tutto. Rossi, qua è una situazione tipo, noi ci occupiamo in questa puntata di appunto maltempo e soprattutto quello che ha causato il maltempo nei nostri territori. Partiamo dalla pianura, qua siamo veramente in una situazione molto critica. Il Panaro si è portato via un sacco di spazi, un sacco di terreno. Questo è dovuto probabilmente anche un po' all'incuria dell'uomo, il fatto che ci siano state scavazioni selvagge, la ghiaia che se n'è andata, ma anche sommando appunto all'eccezionalità del maltempo. Sì, certamente l'eccezionalità del maltempo di quest'anno ha certamente contribuito a aggravare una situazione che però, come dicevi prima, deriva dal tempo e soprattutto deriva da una non gestione dei corsi d'acqua. Questo è un esempio lampante di quello che può avvenire nel momento in cui non c'è una gestione, comunque non si intende fare un discorso di portare via della ghiaia, ma di regimare l'acqua e portarla nelle condizioni di evitare di fare questi danni. Qui avevamo una barleda di oltre 30 metri che è stata erosa totalmente, in più sono stati erosi anche i muri di sostegno del Panaro, che erano secolari e che hanno sempre... Intanto ci avviciniamo però con cautela a questa fettuccina che delimita appunto il picco, il grande, diciamo, la grande erosione che c'è su questo lato. Non ci avviciniamo più di tanto perché proprio sotto di noi praticamente non c'è nulla. Sì, non c'è nulla, siamo a una profondità di oltre 8 metri di profondità del fiume che sta erodendo la parte bassa dell'argine, quindi pian piano erode e quindi crollano delle porzioni sempre maggiori di terreno. In più qui c'era un aggravante legato al fatto che vicino dove siamo adesso c'è il tubo della SNAM, c'era il tubo della SNAM in alta pressione che porta il gas alla zona montana, che è stato con l'intervento d'urgenza spostato alla SNAM di 20 metri, 15 metri in quella zona dove come si vede si è intervenuti. In quell'area c'erano tutte ovviamente ciliegie già quasi, voglio dire, in fioritura, che sono state tolte per fare posto alla deviazione del tubo. È chiaro che questa situazione, come altre probabilmente, sono situazioni che meriterebbero degli interventi e un'attenzione particolare da parte di chi deve gestire i corsi d'acqua per evitare che questo dovesse avvenire ancora e con queste condizioni, con queste caratteristiche. Ecco, è chiaro che qua l'intervento dell'uomo può fare ben poco di fronte ad una diciamo vastità insomma del problema, perché un conto è regimare le scoline all'interno del fondo, un conto è tenere a bada insomma un fiume come il Panaro, che specialmente in questa ansa crea grossi problemi. Vediamolo appunto da un altro punto di osservazione, perché qua è parziale la nostra veduta, ma se ci spostiamo di 100 metri riusciamo a vedere l'esatto del duramo. Sì, qui dietro di noi ci sono gli impianti sportivi del Comune di Savignano, c'è cioè il tiro con l'arco, i trepidi da russo, c'è cioè una serie di attività che vengono svolte
e che ovviamente sono a rischio, come a rischio la campagna degli agricoltori, come abbiamo visto prima, di questa zona. E siamo preoccupati perché il continuare a mantenere una situazione di questo tipo può provocare ulteriore erosione e quindi interessare poi alla fine anche, oltre che ai terreni coltivati, che sono sicuramente una grande perdita, ma potrebbero arrivare anche a compromettere la stabilità dei fabbricati. Adesso non siamo ancora in queste condizioni, però se non si interviene in maniera precisa per riportare a una situazione di regimazione dell'acqua in modo da evitare questo tipo di situazione, è chiaro che i problemi potrebbero aumentare. Rossi, questo è un caso, adesso ci spostiamo di qualche chilometro per vedere un po' anche che cosa fa il maltempo, che cosa ha fatto il maltempo proprio nei campi coltivati a ridosso dalla nostra collina. Guardate questo fronte franoso, è sceso a valle, si è portato addirittura quell'alberello che è rimasto in piedi però completamente sradicato. Certo, c'è un processo di degrado naturale della montagna, ma l'importante è anche arginare questi fenomeni, e dove c'è la presenza dell'uomo, dell'agricoltore, probabilmente queste situazioni non si verificherebbero. Questi mezzi sono della Protezione Civile, siamo a Marano sul Panaro, questa è l'azienda di Somme. Guardate, diversi fronti franosi hanno minacciato questa casa che è stata dichiarata inagibile, i proprietari alloggiano altrove in questo momento, addirittura la frana ha sfondato questo muro di cemento armato, guardate, terra che è entrata, ci sono questi blocchi di cemento armato che sono stati travolti come se fosse un semplice polistirolo. Quella linea elettrica è stata travolta dalla frana e anche lì un grosso disagio, appunto, anche per le popolazioni circostanti che per un po' hanno dovuto subire l'interruzione dell'energia elettrica. Sauro Solmi è da alcune settimane che non abitate più qua. Da quanti anni voi abitavate in questa casa? A noi deve essere nel 72 deve essere cose che ci siamo venuti a abitare. Hai visto una cosa del genere? Sì, a mio padre che abitava là, lì di sopra, lì dai cioci, le cose. Allora neanche lui non ho mai visto, ecco, una cosa del genere. Questo è veramente un caso emblematico, Rossi, insomma, vediamo anche appunto le ruspinazioni che devono portare via tonnellate e tonnellate di detriti. Sì, credo che questo sia una dimostrazione di quello che è stata la gravità della situazione che abbiamo vissuto in questo ultimo periodo. Qui adesso c'è un pronto intervento che si sta cercando di dare una risposta, però ovviamente si andrà a verificare anche quali sono gli interventi strutturali che dovranno essere fatti per la casa. E qui ovviamente gioco forza, si spera appunto che ci sia la disponibilità finanziaria, almeno per dare un contributo ad alleviare il costo per queste imprese di questi tipi di interventi, che non sono cose da poco, insomma, come si vede anche dalle immagini che potete vedere. Insomma. Somi, quando pensate di rientrare in casa? Prima possibile, se, bisogna però che facciano il muro, ecco, prima di darci l'abitabilità. Allora le cose, noi speriamo, non so, ci vorrà forse un mese al massimo le cose. E con la campagna come riuscite a gestire il territorio, quindi i vostri campi? La campagna veramente è critico, ecco, perché ormai cominciamo qui al 1° maggio, forse iniziamo a fare il fieno, ma la cosa, bisogna che vada dietro alle lavine per prendere su qualcosa. Perché c'è stato un forte deterioramento quindi anche dei terreni, quindi è anche pericoloso per i trattori che devono dribblare questi affossamenti. Sì, 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 le cose. E poi c'ho il fienile che non c'è mica cosa, è entrata dentro della terra anche là. Vedete qua, la frana è entrata in un altro garage, un altro capannone, ha divelto il tetto, guardate, addirittura è entrato qua nel fienile, ha coperto alcune attrezzature e si è proprio appoggiata contro la casa. Ci saranno almeno, guardate,
4-5 metri di melma che sono a ridosso della casa.